Uno strumento di mobilità alternativa, senza patente, economico e sostenuto anche dalle agevolazioni per l'acquisto proposte dal governo. Sempre più monopattini invadono le strade dello Stivale, ma sono stati oltre 22 quest'anno gli incidenti nel nostro paese, di cui uno mortale, secondo i dati diffusi a metà maggio dall'osservatorio ASAPS. Tre giorni fa a Milano, due ragazze di 15 anni senza casco, obbligatorio per i minori e contromano, si sono scontrate con un'auto e una delle due ha riportato gravi ferite. Presentato oggi a Roma invece il nuovo servizio di scooter elettrici in sharing, mentre a Milano da ieri su un monopattino anche la polizia locale, che sperimenta così un nuovo servizio di pattuglia con 8 agenti a turno per presidiare percorsi ciclabili, corsie preferenziali e alcune aree pedonali.